L'avete mai sentita la storia della parabola del seminatore, no, quella di Gesù? Dai, si passa dagli sciamani a Gesù. È la stessa roba. Ve la ricordate che sì, andava no, in giro e no, diceva, io non lo so, non lo allora, so. Il seminatore. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza. E mentre seminava una parte del seme cadde aspetta, lungo la strada. Aspetta, no, piano. No, c'ho tre minuti, ma dato io non Maurizio. La so, non allora, ti seguo. Esce a seminare. Vai. Questo signore esce a seminare. Vai. È il seminatore e butta i semi. E vai. Un po' di questi semi vanno per la strada. Ok. Ok. Altri cadono su una roccia. Ok. Altri cadono su un terreno, ma dove ci sono anche le spine. Ok. E altri cadono su un terreno invece molto fertile. Ok. Ok. Te le ricordi? Sì. Sono questi quattro. Ok. No, adesso vi spiego. Strada, roccia, terreno con spine, terreno allora, fertile. Il seme che cade lungo la strada. Sì. Che viene calpestato e mangiato dagli uccelli, sì, dice Gesù, ok? Non lo dico io. Rappresenta una parte considerevole di persone che di fronte alla vita ha un atteggiamento di vittima. Ok. Ognuno di voi, se non siete voi, conoscete qualcuno così, vi verrà in mente qualcuno. Uh-huh. Persone vittime. Uh-huh. Questo soggetto tende a lamentarsi e pensa che le cose vadano male solo per sfortuna e che il fatto di non tenere risultati non dipenda da lui. Va bene. Quindi, oh, non colpa mia, il governo, i politici, mia mamma, mia suocera, mia cugina. Poteri forti. Ok. Poi. Il secondo tipo, cioè quello che va sulla roccia. Sì. Germoglia ma poi secca subito. Okay. Rappresenta le persone che iniziano qualcosa, si fanno prendere da facili entusiasmi, hanno inizialmente tanta energia ma male incanalata, per cui ad un certo punto mollano. Però meglio dei primi. Esatto, dire? È sempre meglio dei primi, almeno qualcosina okay, fanno. Poi, i terzi terreno... sono quelli delle spine. Ok. Nasce una cosa ma viene soffocata. I tipi di persona che hanno voglia di fare, sono disciplinati, non hanno paura di fare sacrifici, però sono troppo suggestionati dagli altri. Cacchio. E quindi vivono più la loro vita per compiacere gli altri che per far veramente ciò che amano. Quindi gli altri se li mangiano in sostanza. Cioè, infelicità totale. Tuo papà, tua mamma che ti dice voglio che fai l'avvocato, tuo marito che dice non voglio che esci con le tue amiche, cioè quelle robe lì così. E tu obbedisci. Okay. Il quarto, il terreno fertile. Terreno buono dove il seme dà frutti. Tale terreno è l'atteggiamento che accompagna gli individui che sono realmente felici. Okay. La felicità per loro non sta nell'ottenere qualcosa, ma nel saper godere di quello che si ha. Vivono secondo i loro schemi, seguendo il cuore, e tutto ciò per loro è la più grande ricchezza. Io ho buttato lì sta canzone. E questo per dire cosa? Ho buttato lì la canzone. Quelli lì dicono: no, io sono quello che lavoro e io quelle stronzate lì degli sciamani sono meccanismi di difesa. Sì. Non sei il tuo corpo, non sei la tua mente, non sei il tuo nome. Mi dispiace. Ho parlato a pochi, ma va bene. Come disse Gesù, ti mando come pecore in mezzo ai lupi. Oggi abbiamo top. Perso un po' di ascolti. Oggi top. Oggi abbiamo perso un po' di ascolti.